Ben trovati a Giovanni Pinelli, siete qui ad Obiettivo Sport perché dopo settimane di pausa ci sono presi anche obbligatoriamente, visto che tutti gli sport sono fermati, qui a Sciè, che prima erano tutti, a parte Fleming che ha giocato e ha conquistato la salvezza nel match contro il Dosso Buono, grazie alla vittoria del pressione sul Mestrino. Torniamo con le gare del prossimo fine settimana, ovviamente ha giocato anche il calcio mercoledì con il turno infrasettimanale, però torniamo proprio con il focus dedicato a fine settimana che sta per iniziare, con le consuete tre scelte dedicate ai team Civitavecchiesi. Iniziamo, diciamo così, ovviamente con il Sciacca Calcio che gioca contro l'Atletico Fiumicino, a gara delle ore 11 allo Stadio Trattori, domenica trascina questa partita, una partita davvero importante perché vediamo che i nerazzurri sono sempre a meno uno dalla Valle del Tevere dopo ciò che è accaduto nel turno infrasettimanale. Non è cambiato niente per il secondo posto, è cambiato solamente per il Ladispoli che ha diminuito lo svantaggio nei confronti di Sciacca e Valle del Tevere, quindi a meno uno da Sciacca e a meno due dalla Valle del Tevere, però i nerazzurri devono vincere questa partita contro l'Atletico Fiumicino che ha già vinto il campionato, per cui è già una situazione abbastanza tranquilla per quanto riguarda la classifica. Però abbiamo già visto l'11 di mister Scudieri che in settimana nel match contro la Boreale ha presentato la formazione migliore, per cui non vuole accontentarsi della vittoria del campionato, vuole anche rompere diversi record che reggono da qualche anno. Per cui è una partita davvero fondamentale. Vediamo ingresso gratuito dello Stadio Trattori, così come dichiarato dalla società nerazzurra. La seconda scelta è quella della Pallavolo, anche qui ovvia perché la Sartorelli ASP gioca domenica, non sabato. Domenica ore 19 al Palasport in Sulla Tamanina affronterà la Roma Volley del coach Fabio Cristini, conoscenza Sciacchese, visto che Sciacchese per tanti anni una squadra rossoblu, poi ha anche conquistato la salvezza l'anno scorso in Serie B2, vanificata poi dalla mancanza di soldi per partecipare a questo campionato. Per cui un match molto interessante, anche perché la Sartorelli ASP deve vincere questa partita per rimanere al quinto posto, che significherebbe playoff. Vediamo un punto di vantaggio nei confronti della Casal de Pazzi, una situazione un pochino simile a quella di Sciacca, solo che la Sartorelli ASP davanti rispetto alla formazione romana. E quindi c'è bisogno di vincere anche un netto 3-0, visto che all'andata è finita proprio 3-0. La terza scelta riguarda la pallamano, festa per la Fraioli contro il Nuoro, si giocherà domani 16:30 al Palasport in Sulla Tamanini. Questa gara non rappresenta nessuna difficoltà per i Civitavecchiesi, già salve, il Nuoro è già retrocesso da diverso tempo. Per cui sarà l'occasione migliore per festeggiare questa storica salvezza in Serie A, raggiunta una giornata di anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Vi ricordo anche la diretta di domani della Pallanuoto, perché l'Enna Senici giocherà a Frosinone, allo stadio nuoto di Casaleno. Si inizia alle ore 15:30, per cui qualche minuto prima ci sarà il collegamento con la partita che sarà trasmessa in diretta su Trip TV. Quindi un match molto importante. La squadra di Marco Pagliarini vuole avere vuole conquistare la quarta vittoria consecutiva in questo campionato, dopo che è stato abbastanza stentato nelle prime giornate, quindi un momento di sole per Andrea Moneo e i compagni. E con questa notizia si chiude questo appuntamento Obiettivo Sport e ci vediamo lunedì per commentare i risultati del fine settimana.